Gentili telespettatori, buonasera e bentornati a Turnover, trasmissione numero 24 di questa stagione 2017-2018. Per parlare del calcio dilettantistico, nella fattispecie campionato di eccellenza Girone B, campionato di promozione Girone C. Parliamo subito di eccellenza Girone B, questi risultati della 24esima giornata. Palmese batte Costa d'Amalfi 2-1, Sant'Agnello Nola vince Nola fuori casa per 4-2, Valdiano batte Solofra 1-0, San Vito Positano, Cervinara e il Cervinara si impone per 3-2, Virtus Avellino batte Pagliese 1-1, a Ponte Cagnano Faiano 1, Castel San Giorgio 3, Agropoli 1, Eclanese 0, Sorrento 3, Picciola 1, 26 gol fatti, un solo espulso. La classifica recita in questo modo: 51 punti per il Sorrento, 45 per l'Agropoli, 42 per il Cervinara, 40 per il Valdiano e il Nola. Virtus Avellino 38, Palmese 37, Castel San Giorgio 35, Eclanese e Solofra 29, San Vito Positano 26, Costa d'Amalfi 25, Picciola 24, Faiano 23, Batti Pagliese 21, chiude il Sant'Agnello con 12 punti. Migliore difesa del campionato quella del Sorrento con 17 gol subiti, miglior attacco quella dell'Agropoli con 43 gol fatti. Capocannoniere del raggruppamento è sempre Gargiulo con 17 gol, inseguito da Flagello con 16, Pellegrino e Befi con 12, quindi Pellegrino con 11, Befi con 12 insieme a Romano. Iniziamo a parlare del girone B di eccellenza, le gare più importanti. Il Sorrento si impone per 3-1 contro il Picciola, una gara quella che ha fatto la squadra di mister Gargiulo, votata all'offensiva, è passata in vantaggio, poi si è vista raggiungere, però alla fine l'ha sbloccata sul fine del primo tempo, ancora una volta con Gargiulo, poi ci ha pensato Ciofani, ma c'è da dire che il Sorrento di oggi ha messo in essere buone trame offensive e soprattutto diverse volte si è divorato il gol già fatti, quindi un Sorrento che supera quest'altro esame importante, un esame che la lancia ancora di più verso il traguardo agognato, che è quello della promozione in Serie D. Risponde l'Agropoli non senza faticare contro l'Eclanese, sblocca il risultato su calcio di rigore al 95esimo, veemente la reazione del presidente dell'Eclanese Casale, che è veramente andato su tutte le furie, ce n'ha per tutti, ha minacciato di denunciare soprattutto gli organi competenti, si è rivolto al presidente degli arbitri Quartucci, alla Lega, perché un rigore inesistente condanna alla sconfitta all'Eclanese, che ha giocato bene e soprattutto ha retto alla corazzata Agropoli fino al 95esimo e 20 secondi. Quindi una squadra, quella dell'Eclanese, che torna a casa con il dente avvelenato, ma per di più sconfitta anche. Il Cervinara vince sul difficile campo del Vittorio Sica di Positano per 3-2, una gara maschia agonisticamente valida, soprattutto tra due squadre che sanno giocare a calcio, hanno giocato in modo aperto, ma soprattutto hanno mostrato di essere due buone squadre. Il Cervinara di questi tempi sicuramente è una delle squadre più in forma, una squadra che senza grossi patemi d'animo può raggiungere i playoff e deve recriminare se non è in vetta alla classifica per il gioco che fa e soprattutto per quando riesce a creare. Oggi era assente Zerrillo tra le file del Cervinara, ma tutti gli altri si sono comportati alla grande, portando a casa un risultato veramente utile. Il Nola si impossessa della quarta posizione in campionato, sbancando in quel di Sant'Agnello e condannando forse definitivamente il Sant'Agnello alla retrocessione. Si aspetta solo la matematica per il giovanissimo mister Nardo, contro un Nola che bada al sodo, cala un poker e come ho detto prima, si pone in quarta posizione in classifica. Il Valdiano la spunta contro il Solofra con il risultato di 1-0, un Valdiano sorniono, appena 20 gol subiti, alla seconda migliore difesa del campionato insieme alla Virtus Avellino, quindi una squadra tranquilla che risale la classifica e soprattutto si pone in una posizione di classifica importante perché è al quinto posto, ultimo posto utile per l'accesso ai playoff qualora dovesse essere finito oggi il campionato, mentre chi sta attraversando un brutto momento è la Virtus Avellino di mister Criscidiello, 1-1 contro la Battipagliese,
anche se la battiva Chiesa aveva un disperato bisogno di punti, alla fine è riuscita ad ottenere quello che voleva grazie al bomber campione. Dall'altra parte ha segnato D'Andrea, ma il risultato sta stretto alla Virtus, che si vede anche escludere dalla lotta playoff con questo risultato. Chi invece si fa sotto è la Palmese, che si impone sul Costa d'Amalfi per 2-1, rigore di Flagiello e gol di Biancardi. Quindi una Palmese che oggi ha 37 punti e strizza l'occhio prepotentemente ai playoff, che sono lì a 3 punti di stacco, 40. Quindi sicuramente con tanti scontri diretti ancora da fare, è una delle pretendenti. La compagine di Mister Pav sta giocando un calcio arioso, un calcio champagne, un calcio brioso, e soprattutto è una squadra che è veramente in forma. Chi invece è una delle squadre che sta rischiando veramente tanto è il Faiano. Faiano che perde in casa 3-1 col Castel San Giorgio, che sale a quota 35 in classifica e quindi si pone in una posizione tranquilla di classifica. Delle altre squadre, andiamo a dire che c'è da dire della squadra del Solofra, delle Granese, che appunto sono a 29 punti in classifica, hanno domenica degli incontri importantissimi, soprattutto le Granese, ha il derby con la Virtus Avellino, quindi incontro determinante per tutte e due le squadre. Le Granese per riscattarsi del furto patito in casa dell'Acropoli. Dall'altra parte la Virtus per riscattarsi e riportarsi di nuovo in zona playoff. Altro incontro importante della prossima settimana è sicuramente Picciola Agropoli, il Picciola chiamata all'esame più importante, quello di cercare di fermare l'Agropoli, ma soprattutto di guadagnare punti per uscire dai playout. Ma il vero scontro clou della giornata è quello che vedo opposto, il Nola al Valdiano. Nola che ha due gare interne importanti, dove forse si deciderà la sorte dei playoff. Domenica gioca con il Valdiano, l'altra da domenica ospita il Cervinare, quindi sicuramente 15 giorni di fuoco per la compagine di Mister Liquidato in un raggruppamento che diventa settimana dopo settimana sempre più importante e diventa sempre più bello. Un campionato entusiasmante dove tante squadre possono dire la loro. Passiamo adesso al campionato di promozione, girone C, questi risultati con delle gare sospese. Sigonolfi perde in casa con l'Abellinum per 4-1. Il San Tommaso e il Baiano, la gara viene sospesa. Carradenuto FC Avellino 1-1. San Martino Paolisi, gara sospesa sull'1-0 per la squadra del San Martino. San Severnese Grotta 1-1. Ponte batte Montesarchio 2-1. Vissariano batte Lioni. Pareggio con Lione 1-1, Asserino, Forza e Coraggio, batte Serino 1-0. 15 gol fatti per una classifica che recita in questo modo: San Tommaso 50, Grotta 48, Paolisi 42, Vissariano 41, Baiano 39, Forza e Coraggio 39, San Martino 37, Serino 35, Montesarchio 33, San Severinese 31, FC Avellino 29, Lioni 26, Cardenuto 24, Ponte 20, Abellino 18, Sigonolfi 17. Tante gare importanti si dovevano giocare. Ricordiamo che in questo raggruppamento ci sono squadre che devono recuperare due gare: la Vissariano una, il Baiano addirittura due, San Martino da recuperare una gara, Paolisi da recuperare una gara. Quindi una classifica falsata che vede il Grotta avvicinarsi a due lunghezze al San Tommaso, ma San Tommaso che deve recuperare una gara importante tra le mura amiche contro il Baiano, una gara sicuramente dove, vedendo la classifica attuale, anche il pareggio potrebbe starci bene. Ma analizzando le gare che si sono giocate, diciamo subito che 5 porta a casa un punto importante per il Lioni, fermando la Vissariano sull'1-1. La San Severinese ferma il Grotta sull'1-1 con un gol di Volzone da parte del Grotta, mentre il Ponte batte il Montesarchio per 2-1, e nonostante il gol di Angelo Cioffi, 10 gol per lui. Angelo Cioffi va in doppia cifra, giocatore che è diventato determinante per la compagine di Mister Casale. Ma nonostante ciò, il Ponte di Mister Montanile si impone per 2-1. Il Sigonolfi cade tra le mura amiche, l'Abellinum porta via 3 punti importantissimi, in gol doppietta di Scifa contro appunto il Sigonolfi, mentre il Caratenuto dell'esordiente Gaito sulla panchina non va oltre l'1-1 contro l'FC Avellino, in una gara che sicuramente sapeva di spareggio per i playout. Ma ricordiamo che il Caratenuto
ha diversi giocatori che non ci sono più, quindi ha dovuto rifondare per l'ennesima volta la squadra, acquistati due svincolati. È un Caratenuto che lotterà acernamente per cercare di salvarsi dalla lotteria dei playout e quindi uscire fuori dal baratro della bassa classifica. È un campionato, quello di promozione, sicuramente falsato dai tanti recuperi, ma è un campionato ancora più bello, ancora più avvincente, perché sono tante le squadre che prepotentemente e domenica dopo domenica vanno alla ribalta. Chi prende punti importanti è il Serino, e forse perde il treno per i playoff ai danni di una Forza e Coraggio che, come ho sempre detto, è un'ottima squadra, ha un ottimo allenatore. Oggi ha affrontato il Serino in una gara dove il bel gioco doveva venire fuori, è stato così. Alla fine ha vinto la Forza e Coraggio, recrimina mister Santo Mazzullo, però il Serino dei giovani è questo, ti dà e ti toglie allo stesso momento. Bene, per quanto concerne la classifica cannonieri rimane invariato con 16 gol, c'è sempre Ruggiero in vetta ad inseguire Capodilupo e Falco, quindi una classifica che rimane inalterata. Ci saranno tanti recuperi da fare nelle prossime settimane. Ricordo che il 21 c'è anche il turno infrasettimanale di competenza, quindi sicuramente è tutto in alto mare, sia in promozione che in eccellenza. Detto ciò, abbiamo cercato di dare il meglio e soprattutto di dire ciò che è successo in questa 24esima giornata del campionato di eccellenza e di promozione, falcidiata soprattutto da cattivo tempo, per cui ci sono state tante gare che non si sono giocate, saranno recuperate. Per ora, per turnover, 24esimo appuntamento è tutto. Franco Pitaniello vi saluto e vi dà appuntamento alla prossima.